Ciao a tutti! Quante volte ci è capitato mentre stiamo facendo qualcosa con il computer che si avviano una serie di processi di app o servizi che non ci servono? Vogliamo a tutti i costi disattivarli, ma destreggiarsi cercando le varie impostazioni e servizi non è una cosa da poco, oltretutto se sono nascoste. Dopo tante imprecazioni, la risposta ai nostri problemi si chiama Optimizer. Optimizer è un tool davvero utile perché ci permette di disabilitare e disinstallare processi, servizi e app che non ci interessano, rendendo Windows più veloce e ottimizzato. I punti di forza di questo tool sono semplice da usare, le impostazioni da modificare sono tutte a portata di mano, senza doverle cercare dappertutto. È disponibile anche in italiano, ma senza perdere altro tempo, scopriamo questo tool. Attenzione, Optimizer è un ottimo tool con molte opzioni e settaggi, ma bisogna usarlo con attenzione. Prima di disabilitare o modificare opzioni che non sapete, documentatevi sempre prima di procedere. Un errato settaggio di un'opzione può compromettere la stabilità di sistema o di qualche app, quindi agite sempre con cautela. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per un uso improprio di questa guida o di Optimizer. La primissima cosa che dovremo fare sarà scaricare da GitHub Optimizer. Andiamo in fondo alla pagina, su Downloads, e dovremo scaricare Optimizer 15.2 exe. Una volta che avremo scaricato Optimizer, dovremo avviarlo con i diritti di amministratore. Nella lingua scegliete quella che volete. Una volta che il programma si sarà aperto, ci troveremo davanti ad una serie di impostazioni e sezioni. La sezione universale, quella in cui siamo adesso, sono contenute le varie impostazioni generali di Windows riguardanti le prestazioni, alcune impostazioni sulla privacy e le telemetrie. Nella sezione Windows 11 si trovano impostazioni ancora più specifiche riguardanti il sistema operativo, tipo disabilitare servizi, aggiornamenti, widget e molto altro. AppUVP è la sezione dedicata alla disinstallazione delle app. Potete eliminare anche quelle che normalmente non si possono disinstallare, ma fate attenzione. Nella sezione Avvio potete scegliere che app non avviare all'avvio di Windows, così da velocizzare il caricamento. In app comuni potete scaricare le app che normalmente sono indispensabili, tipo 7-Zip e molte altre. Pulizia è la sezione dedicata alla pulizia del sistema, dove potete eliminare le cache e i file temporanei di Windows o dei vari browser. Nella sezione Ping potete fare test riguardanti il ping, controllare la latenza e le altre cose sui DNS. Host, se volete modificare i parametri dell'host di Windows, questa è la sezione che fa per voi. Nella sezione Registro potete controllare e riparare gli eventuali problemi nel registro di sistema. Vi consigliamo di usare questo strumento con parsimonia. Agire sul registro del sistema è sempre una cosa delicata. In hardware potete trovare una raccolta delle info riguardanti il vostro hardware, tipo le RAM installate, processori, scheda grafica, le dimensioni delle partizioni e molto altro. Integrazione è una sezione dedicata alla creazione di scorciatoie sul desktop nel menu Start a varie cartelle, app, link, file.
Inoltre potete creare comandi personalizzati di avvio per le varie app. L'ultima sezione è opzioni. Questa è la sezione dedicata alle opzioni di Optimizer. Potete controllare se ci sono aggiornamenti del tool, sfogliare i file di configurazione, cambiare la lingua ed in basso a destra ci sono i vari link per contattare lo sviluppatore. Adesso vi mostreremo le opzioni che abbiamo disattivato e che sono quelle più sicure da disattivare. Ovviamente voi siete liberi di settare le opzioni che volete, ma prestate attenzione a quello che fate. Le prime opzioni che abbiamo abilitato è abilita miglioramento prestazioni. La seconda è disabilita rallentamento della rete. Le altre opzioni di sistema potete tenerle anche abilitate, tanto non è che impattano tantissimo sulla velocità. Anche unità disco potete lasciarle attive. Ecco, forse la disabilita la ricerca, quella potete anche disabilitarla, che a volte può dar problemi. Su app comuni potete disabilitarle tutte. Disabilita la telemetria Nvidia, ovviamente se voi avete una scheda video Nvidia, altrimenti lasciate perdere. In privacy fate disabilita processi telemetria, anche disabilita condivisione media player. Per quanto riguarda la sezione Windows 11, abbiamo disabilitato la sicurezza basata sulla virtualizzazione, che a volte può impattare molto sulla velocità del PC, soprattutto in gioco. In barra delle applicazioni disabilitate i widget, le chat e gli stickers, infatti noi li avevamo già disabilitati tempo fa. In privacy, disabilitate i servizi di telemetria Cortana, aumenta privacy, disabilita annunci menu start, disabilita la telemetria di Edge. Questa opzione, se volete, potete tenerla attiva. In gioco, se siete giocatori, potete abilitare la modalità gioco e disabilita l'Xbox Live e la Game Bar può aiutare. Nella sezione App UVP potete disinstallare le app che non volete, tipo Paint se non le usate, le app legate all'Xbox. Feedback. Sticky Notes. Bing Weather. Sempre Xbox. Windows Maps potete anche eliminare. Office. Microsoft Gaming App, se volete. Climpup se non editate video, la camera se non usate la videocamera, insomma potete eliminare tutte le app che non desiderate. Ovviamente fate attenzione a quello che eliminate. Dopo che avete scelto le app che non volete, potete anche cliccare su disinstalla. Adesso noi non disinstalliamo le app perché le usiamo, vi abbiamo fatto solo vedere cosa potrete disinstallare. In avvio potete disabilitare le app che non volete che si avvino al momento dell'accensione del PC. Ad esempio, OneDrive è un'app che consuma molte risorse all'avvio e potrebbe rendere l'avvio lento. Basterà solo che lo selezionate e cliccate su Rimuovi. Noi adesso non lo rimuoviamo perché ci serve, ma se voi non lo usate potete benissimo anche disattivarlo. In pulizia potete selezionare su File temporanei, Report sugli errori e svuota cestino. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Brave Browser e Internet Explorer dovete scegliere voi cosa eliminare. Al termine cliccate su Analizza e infine su Pulisci.
Nella sezione registro, se avete qualche problema al registro di sistema, potete tentare di ripararlo. Noi adesso non abbiamo alcun problema, quindi non serve usarlo. Ma se voi avete qualche problema, potete anche tentare. Ovviamente, come abbiamo detto prima, se non c'è reale necessità di usarlo, non usatelo. Per concludere, dopo aver settato le opzioni di Optimizer, bisognerà solo riavviare il PC per applicare le modifiche. Prima che ce ne dimentichiamo, con Optimizer è consigliabile abilitare un'opzione e poi riavviare il PC. Così, se avete dei problemi, capite subito qual è l'opzione che dà problemi. Come abbiamo visto, grazie ad Optimizer non sarà più un problema disabilitare i servizi e le app che non si usano o che sono addirittura inutili. Non dovremo più impazzire nella disperata ricerca di impostazioni che molto spesso sono nascoste. Optimizer raccoglie le varie opzioni rendendo tutto più semplice e senza troppi sbattimenti. Così si potrà ottimizzare e velocizzare Windows in maniera perfetta. Se vi è piaciuto il video, ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al nostro canale. Per voi è completamente gratuito, ma per noi è molto importante per far crescere il canale. Grazie!